abbiamo con la prefetta, che ringrazio, e i rappresentanti istituzionali del territorio, fatto il punto sui danni connessi a questa calamità naturale che purtroppo questa bellissima città conosce, perché ha ancora le ferite sulla pelle dal 96. Non lo abbiamo dimenticato, la mia presenza qui, oggi era prevista la mia presenza, come sapete, perché abbiamo la conferenza Stato-Regioni dalla cittadella della regione a Catanzaro. Ringrazio il presidente Spirri perché stiamo lavorando insieme da questa mattina, siamo stati a Cosenza per l'attivazione dell'ospedale militare da campo. E sulle calamità naturali lo Stato può solo dire ci siamo o ci siamo in tempo reale. Ovviamente, come succede in questi casi, bisogna essere rigorosi almeno quanto lo sono stati i soccorritori. Ringraziato tutti, alle forze armate, alle forze dell'ordine, ai vigili del fuoco, alla Croce Rossa, ovviamente alla Protezione Civile Nazionale e a quelle regionali della regione Calabria, Puglia, Basilicata e Campania che hanno dato una mano. Loro sono stati rigorosi e hanno evitato che il dramma dell'alluvione si trasformasse in tragedia. Ora tocca ai livelli istituzionali essere all'altezza dei soccorritori.